Ha sollevato polemiche e preoccupazioni la decisione presa in seno alla Giunta Comunale di Napoli di cambiare lo statuto dell'ABC, l'azienda speciale che gestisce l'acqua in città. Le principali novità saranno lo stop all'obbligo di nominare rappresentanti dei comitati dell'acqua nel CDA dell'azienda idrica e che i membri del prossimo consiglio di amministrazione riceveranno un regolare compenso. Il sindaco Manfredi nei giorni scorsi ha spiegato che negli ultimi anni si sono presentate delle gravi difficoltà ed era complicato approvare finanche il bilancio. Contro questo provvedimento sono scesi a protestare in piazza Municipio sotto la sede del Comune di Napoli a Palazzo San Giacomo i rappresentanti del Comitato Acqua Napoli e del Coordinamento Campano Acqua Pubblica, fra cui padre Alex Zanotelli che si è simbolicamente incatenato ad un albero e ha denunciato. Vengono tolti quello che è il lavoro dei comitati da tutto questo. I comitati rappresentano proprio quello che... e quindi togli l'aspetto democratico proprio, perché davvero bisogna stare attenti oggi sull'acqua, perché è il bene supremo che abbiamo e tutti vogliono metterci le mani, quindi bastano pochi passaggi e rischiamo di andare direttamente di nuovo come era ad Arin Spa. E noi questo non lo possiamo accettare. Al suo fianco Alberto Lucarelli, ordinario di diritto costituzionale della Federico II e tra i padri dell'azienda speciale dell'acqua pubblica, che ha risposto così al sindaco Manfredi. L'amministrazione è composto da 5 componenti che sono nominati tutti dal sindaco, 2 di designazione dal basso, ma che c'è, e poi c'è una maggioranza comunque che, di persone che hanno un rapporto fiduciario esclusivamente col sindaco. Quali sono queste difficoltà? Non riesco a capire. Secondo me è il fastidio invece di avere componenti esterne che stanno vicino alla società civile, quindi è un approccio ideologico e tecnocratico.